Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016, nella manovra finanziaria approvata recentemente appunto dal Consiglio dei Ministri, ha anche una voce importante per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016. Quale capitolo sarà destinato a questi territori e in che modalità? Sì, si tratta di 6 miliardi aggiuntivi destinati alla ricostruzione privata, quella che riguarda i cittadini e le imprese, che si aggiunge ai 6 miliardi originariamente stanziati. Si è reso necessario rifinanziare appunto questo fondo proprio in virtù della velocizzazione della ricostruzione nell'ultimo anno che sta determinando il progressivo esaurimento dello stanziamento già esistente. Quindi è una buona notizia che ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa. A che punto siamo con la ricostruzione in generale di questi territori che ormai 5 anni fa, insomma, hanno subito questa grave ferita? Come è noto, la ricostruzione vera e propria è iniziata sostanzialmente un anno e mezzo fa. In questo periodo noi abbiamo finanziato e autorizzato più di 6.000 cantieri della ricostruzione privata. Adesso stiamo procedendo speditamente anche su quella pubblica, sulle opere pubbliche, le infrastrutture pubbliche, che godono di altri stanziamenti. Lo scorso anno fu rifinanziato per 1 miliardo e 700 milioni la ricostruzione pubblica e soprattutto sullo sviluppo. Lo sviluppo economico produttivo e il lavoro che si giova oggi di un'altra risorsa ancora di 1 miliardo e 700 milioni provenienti dal PNRR. Insomma, oggi ci sono tutte le condizioni affinché i cittadini, le imprese, le istituzioni locali delle quattro regioni colpite dai sisma del 2016 e 2017 possano finalmente avviare un percorso di rinascita.